Per me personalmente è una bellissima occasione questa, chiaramente poter essere qui a Sansepolcro all'interno del Festival dei Cammini col professor Zamagni, il professor Bruni, che come Marta accennava sono i padri dell'economia civile in Italia, e questo termine oggi cercheremo di comprenderlo meglio proprio perché la volontà è quella di approfondire insieme, a partire dalla regola di Francesco. Vi ricordo che questo tema l'abbiamo scelto in platea, c'è anche frate Pietro Maranesi che ieri è intervenuto, abbiamo fatto il primo incontro ed è stato lui a darci questo spunto, no? Perché nel 23 saranno gli 800 anni dalla bolla pontificia che in qualche maniera approvava la regola di Francesco. Poi magari lasceremo al professor Bruni parlare un pochino anche di questo aspetto. Vi ricordo che il professor Bruni, oltre che aver fondato e portato avanti insieme al professor Zamagni la Scuola di Economia Civile, che non so quanti di voi conoscono, ma è un'istituzione importante ed è anche vicina perché si trova a Loppiano, quindi Incisa, quindi fa parte del nostro territorio, ma è all'interno della visione dell'economia civile si sviluppa poi il pensiero, o meglio, ancor prima il pensiero di Francesco. Il professor Bruni è il direttore scientifico del movimento Economio Francesco, che forse conoscerete, che ha preso le sue mosse vicino, credo, 2 anni fa, più. Poi dopo c'è stato l'intermezzo Covid che abbiamo dimenticato, così come il professor Zamagni dall'Accademia Pontificia in qualche maniera questi messaggi si allargano. E il tema di oggi, io cercherò con una breve introduzione di provare a mettere alcune delle domande che avrei per i nostri ospiti, per poi lasciare a loro una breve introduzione, perché a partire dalla regola, e come sapete con il festival noi vogliamo sempre non solo fare dei momenti di aggregazione, ma riflettere a partire dal messaggio di Francesco su quelle che siano le linee che possono portarci ad uno sviluppo che in qualche maniera possa essere diversamente da quello che leggiamo oggi, rispettoso dell'ambiente, della società, delle persone, costruire proprio qua in Val Tiberina questo filone di pensiero che si sta sviluppando e portarlo in pratica. Infatti il titolo del nostro incontro è Dalle regole del bene comune all'autonomia dell'impresa. E qual è il punto chiave che ci piacerebbe toccare oggi? Regole, autonomia e libertà. Qual è il rapporto fra la regola e la libertà? Sembrano termini, diciamo, antitetici. Dove si incontrano? È possibile una libertà, o meglio, la libertà è assenza di regole, è assenza di vincoli, o per essere liberi è necessario condividere delle regole? E cosa significa condividere delle regole? Questo è un tema che poi magari nel corso dell'incontro vorrei andare a toccare più nello specifico. Oggi ha un impatto molto forte, pensiamo ad esempio nella vita delle imprese. La vita delle imprese oggi, la sfida della sostenibilità, le grandi crisi che abbiamo di fronte, in realtà sembrano non produrre altro, e lo dico in senso chiaramente negativo, che il proliferare appunto di regole, di limiti, limiti alle emissioni di CO2, compensare le stesse, approcciare, diciamo, il fenomeno attraverso delle rendicontazioni che diano conto di qual è l'impatto dell'impresa. È stata approvata la direttiva sulla rendicontazione non finanziaria a livello europeo e tante imprese corrono a, diciamo così, rispettare delle regole che però rimangono esterne rispetto alla costituzione stessa dell'impresa, che invece sembra permanere in una logica di perseguimento del profitto, in una dimensione individualistica che non tiene conto della comunità. Ecco, i temi sono veramente veramente molteplici, ma io credo che grazie al contributo del professor Zamagni e del professor Bruni potremo scendere un pochino più a fondo, proprio per comprendere quale possa essere una visione diversa dove appunto le regole diventano le condizioni di una libertà che può essere vissuta in piena autonomia, volgendo lo sguardo verso il bene comune, verso il senso della comunità.
Su questo io lascerei da prima per un primo giro, così per capire i nostri ospiti quali sono i punti, perché come capite la tematica è molto ampia, che loro stessi vedono e che metteremmo alla radice di questa prima riflessione. Iniziamo dal professor Zamagni, grazie. Grazie molte, grazie per l'invito che ho colto con vero piacere e complimenti per questa iniziativa che ho apprezzato sin dalla sua costituzione, dalla sua origine. Massimo Mercati ci pone una sfida formidabile, una sfida intellettuale, il rapporto tra libertà e regole. Allora, un chiarimento, visto che è il primo giro della nostra tavola rotonda, può essere il seguente, che le regole dipendono dal concetto di libertà che si intende scegliere. Infatti, la libertà è di tre tipi. C'è la libertà da, la libertà di e la libertà per. La libertà da è la libertà dai vincoli, da tutto ciò che impedisce alle persone, al singolo come alle collettività, di praticare il libero arbitrio. Quindi, se uno sposa questa nozione della libertà, che è tipica della matrice di pensiero liberale, arriverà a definire regole di un certo tipo, che sono tutte quelle regole che impediscono a ciascuno di noi di portare danno agli altri e che quindi, e da cui la responsabilità di rispondere, come dice il termine, di quello che si fa. Ma se uno adotta l'altra concezione, e cioè la libertà di, cosa vuol dire di? La libertà di esprimere il proprio potenziale di vita, la libertà di fiorire. Allora capite che non basta più togliere i vincoli di varia natura, sociale, economica, psicologica, eccetera. Bisogna agire su quelle che un economista a noi molto simpatico, che è Amartya Sen, chiamò tanti anni fa capacitazioni. E allora, se questa è la posizione che uno adotta, è evidente che le regole dovranno essere di un certo tipo. Se io vedo un povero all'angolo della casa e nessuno lo obbliga a stare in quella posizione, quindi lui formalmente è libero dalla costrizione, però non è libero di realizzare il proprio piano di vita. Allora, il pensiero liberista si limita al primo livello della libertà. Dice, noi dobbiamo togliere tutte le costrizioni, tutti i vincoli. Se uno invece fa un passo avanti, e questa ad esempio è la posizione di chi si riconosce nel pensiero personalista, alcuni nomi, pensate Maritain e tanti altri, anche più moderni, dice no, non basta, perché io devo dare ad ogni persona la possibilità concreta di realizzare il proprio piano di vita. E quindi a livello di regole introdurrò delle regole, pensate al welfare state. Il welfare state, quando è nato storicamente nel 1942 in Inghilterra, è nato sulla base di questa idea. Cioè non basta non impedire, chiaro, ma bisogna anche favorire, eccetera, eccetera. Infine c'è la libertà per, che vuol dire dare a ciascuno la possibilità di perseguire il fine ultimo che ognuno liberamente, per scelta propria, intende perseguire. Ed è questa la posizione più forte di libertà, che include le altre due, non le esclude, le include. Ed è quella che, ad esempio, sul piano di discorso nel quale ci muoviamo, è fatta propria dall'economia civile. L'economia civile si differenzia dall'altro paradigma, quello dell'economia politica di matrice anglosassone, scozzese e poi americana, eccetera, proprio su questo punto. Perché per loro, come il pensiero liberale, a partire da John Locke alla fine del 1600, John Locke, filosofo importante inglese, diceva l'importante è non nuocere agli altri. Invece no. E per chiudere su questo, la differenza è tra essere liberi di scegliere e liberi di poter scegliere. Ecco, dov'è la differenza? Se io vado al supermercato, sono libero di riempire la mia cesta di quel che mi piace. Se però non ho un potere d'acquisto, non ho soldi, da quando vado alla cassa qualcuno mi obbligherà a ritornare indietro. In quel caso io ho la libertà di scelta, ma non ho la libertà di poter scegliere.
Questo è uno dei punti più oggetto di dibattito oggi, più aperto che mai, perché non sempre le due nozioni di libertà vanno sullo stesso piano. E la stessa cosa a fortiori vale per la terza nozione di libertà, che è la libertà per trasformare qualcosa. Cioè dire, la prospettiva che si coltiva è quella di trasformare pezzi della realtà attuale, non semplicemente di riformare. E allora qui bisogna che una parola di chiarimento si dica finalmente in questo paese, che le riforme sono privilegiate da chi è conservatore. I conservatori vogliono le riforme, perché riformare vuol dire dare nuova forma a qualcosa che rimane immutato, come quando io mi cambio il vestito, ma io sono sempre lo stesso. Quello che occorre fare invece è di trasformare quei pezzi della realtà socio-economica, se parliamo di queste, che impediscono, per un motivo o per l'altro, la piena realizzazione della libertà per, la libertà per uno scopo, la libertà per. E dare alle persone che vivono concretamente questa possibilità, vi assicuro, li riempie di gioia. Il fatto è che nessuno vuole mai parlare di questo. E l'Italia è un paese molto strano, da questo punto siamo forti, perché è un paese in cui chi politicamente si qualifica di sinistra, e uno è libero, si chiama riformista, senza rendersi conto che se tu ti definisci riformista non puoi essere di sinistra, perché sei conservatore. I conservatori sono riformisti, perché per conservare un nucleo devono cambiare le forme, perché riforma vuol dire cambiare le forme, eccetera. Ecco perché il progetto che in forme diverse, anche se si è agli inizi dell'economia, che l'economia civile sta portando avanti, è il progetto basato su una strategia trasformazionale. Cioè si tratta di trasformare interi pezzi della realtà attuale, non perché siano particolarmente cattivi, ma alcune volte sono obsoleti, vecchi, altre volte non sono in grado di soddisfare o di sciogliere i nodi che la realtà pone di fronte a noi. Qualcuno può dire, ma è possibile questo? È chiaro che è possibile, però bisogna volerlo, perché se non fosse possibile non staremmo qua a dirlo, saremmo degli incoscienti a parlare di cose che se sapessimo che non sono possibili, però bisogna appunto volerlo. Questo basta per il primo giro. Grazie, grazie. E proprio a partire da queste parole, il tema della trasformazione che c'è, che vediamo, no, per il futuro, appunto nel rapporto fra libertà formale e libertà sostanziale, nelle diverse visioni storiche, a partire dalla regola di Francesco, attraversando il pensiero da Aristotele a San Tommaso, allo sviluppo del pensiero economico, alle sue radici italiane dell'illuminismo con Genovesi, Dragonetti, come si inquadra questa trasformazione? Quali sono i punti in questo gioco ancora da comprendere fra regole, libertà, autonomia? Sì, tutto in 7 minuti, chiaramente. Chiaro, si vuole 7 minuti. Sì. Ripercorriamo qualche millennio, esatto. So che sei capace. No, quindi. No, faccio qualche flash su alcuni punti. Ma ci abbiamo tempo. Ci sono ancora due posti davanti liberi, se qualcuno che ci sono due posti, qua, sì. Prego, grazie. Ma allora, il tema che il professore ha già iniziato a sviluppare, questo della libertà in rapporto anche a Sen, che poi Sen, anche se lui dice che Aristotele lo ha scoperto dopo e non all'inizio del suo lavoro, però c'è molto di Aristotele nel concetto di capacitazione, di capabilities, cioè questa idea di libertà come dinamica, come movimento, come essere capace di fare, di svolgere delle funzioni. Questa va molto da dire, questa visione aristotelica è anche un po' legata da Marzia Sen all'idea di povertà, che è un tema francescano, un tema di tutti, questa intuizione che la povertà è una mancanza di libertà, non è una mancanza di reddito, e quindi ha a che fare con i capitali, non con i flussi. Cioè la povertà della gente, una persona è povera non perché non ha soldi, ma perché non ha capitali sanitari, educativi, sociali, familiari, relazionali, comunitari, eccetera, eccetera, che non generano flusso. Quindi se io non lavoro sui capitali e intervengo sui redditi, ho delle persone povere con un po' di soldi, ma rimangono povere.
perché la povertà si supera lavorandosi i capitali delle persone. Però siccome i capitali richiedono molti anni di lavoro e i cicli politici hanno 2-3 anni di vita, chiaramente la politica guarda i redditi e lavora molto poco sui capitali. Ma questo concetto che la povertà è una faccenda di mancanza di libertà è una grande eredità, diciamo, del pensiero aristotelico tomista, e che arriva fino ad oggi con questo magistero di Amartya Sen. Ma venendo appunto a quello che dicevi tu sulle regole oggi, no? Cioè, un punto che a me sta a cuore sottolineare stasera, anche io chiaramente ringrazio, l'ho già fatto professore, quindi anche a mio nome, è questo tema del, cioè, se il consumatore diventa il paradigma del cittadino, cioè se questo, che cos'è in fondo il capitalismo, se vogliamo chiamarlo così ancora oggi, è qualcosa che è molto di più di un rapporto con i beni, di un sistema di distribuzione di ricchezza, di produzione di ricchezza. Il capitalismo è soprattutto una cultura, un paradigma. Suona il telefono qui da noi? È suo? Professore, lo perdoniamo, lo perdoniamo. Ma non penso che sia di qua. Comunque, dicevo, cioè, il consumatore è il nuovo paradigma di cittadino. Cioè, cosa significa? Che io applico alla vita civile il rapporto che ho con i beni, e il consumatore non ha regole imposte dall'esterno, perché io scelgo, decido, entro e esco dai mercati, seguo i miei gusti, le mie preferenze, e non accetto l'idea che ci siano regole che io non sottoscrivo, che io non scelgo. Tutto il tema della coercizione non è tipica del consumatore, anche perché noi sappiamo dalla teoria economica del Novecento, in particolare Buchanan e Tulloch, due grandi economisti americani liberali e liberisti, che dicono una cosa importante, cioè che mentre la politica lavora col principio di maggioranza, quindi si fanno cose che uno anche non approva, questo vuol dire. Cioè, se un Parlamento, un comune vota a maggioranza, decide delle leggi, dei regolamenti, io le rispetto anche se non le ho votate, questo è tipico uno dei criteri della democrazia. Il mercato no, dicono loro, il mercato funziona con l'unanimità, cioè è il contratto, quindi io se non approvo, se non condivido qualcosa, non firmo il contratto, e quindi il meccanismo di regolazione dei mercati è un'unanimità, quindi io non faccio nulla che non scelga. Allora, se il consumatore diventa il cittadino, noi qui andiamo incontro a degli scenari abbastanza preoccupanti, dal diritto penale fino alle decisioni non condivise. Cioè, io non accetto più di far cose che io non voglio fare. È l'idea del principio del piacere che torna prima del principio di realtà. Perché il consumatore è tutto sul gusto, sulla preferenza. Quindi che regole saranno capaci di resistere in un mondo di consumatori e non più in un mondo di cittadini? Questo è un tema politico ed economico molto importante. Poi un'ultima battuta, nell'ultimo minuto che mi resta di questo primo giro, su Francesco e la regola. Tu dicevi che io mi occupo, insomma, insieme a tanti altri, di economia francescana e di Francesco, perché è una cosa immensa. Cioè, nella regola non bollata del 22, poi diversamente dalla regola del 23, Francesco ha delle posizioni sull'economia molto radicali, che se oggi noi le guardiamo sembrano quasi nevrotiche, cioè una totale estraneità al denaro, tanto che il movimento francescano si definisce da Francesco per 100 anni, fino a Giovanni XXII, 1322, si definisce come è alieno al denaro. Cioè, il prestigio pauperistico era un prestigio di non toccare con le mani né con i bastoni il denaro. Un francescano che si muoveva per un viaggio doveva portarsi un ragazzo che gli trasportasse il denaro, perché lui non poteva toccarlo. Uno dice, ma come, c'è una specie di nevrosi, no? Che cosa c'è dietro questa cosa? C'è una intuizione enorme, straordinaria, che noi abbiamo completamente perso. Cioè, noi non abbiamo più idee, più l'intuizione di che cosa fosse la povertà per Francesco. Abbiamo perso. No bridge, non c'è più ponte. Perché da quel totale rifiuto del denaro, quasi nevrotico, dovete trattare, dice nella regola, dovete trattare il denaro peggio dei sassi, valore zero, quindi non dovete proprio guardarlo, no? Come frati, diciamo, poi il terzo ordine poteva maneggiarlo entro certi limiti, i laici, ma da questo rifiuto, da questo atteggiamento sono nate le prime scuole economiche del Medioevo,
da Olivi a Dun Scoto, cioè, stupende, Clareno, cioè, i primi teorici del mercato dell'usura dell'interesse sono francescani, cioè una scuola che, perché? Perché la distanza terapeutica, la fonte non è per me, cioè non teorizzo il denaro perché mi serve, io teorizzo il denaro per il bene comune. Allora, se io mi occupo di qualcosa senza poterlo usare, allora ho quella distanza terapeutica che mi consente di parlarne per il bene comune. E poi nascono le prime banche popolari medievali, cioè tardo medievali, che sono i Monti di Pietà. Il primo non nasce a Perugia, ma ad Ascoli, sono ascolano, nonostante che in tanti mi contestano, ma abbiamo le prove, cioè, sul serio, sono venuti fuori da qualche anno, prima non c'erano. 1458, i francescani minori dell'osservanza, quindi il ramo più radicale del ritorno alla povertà assoluta, inventa delle banche per i poveri. Ma qual è il messaggio a proposito di regole? Non si combatte una finanza sbagliata criticandola, ma si combatte una finanza sbagliata facendo una finanza diversa. Cioè, questo è il grande messaggio della dottrina sociale della Chiesa. Cioè, tu non reagisci soltanto con la critica. Cioè, non hai sbagliato la finanza, è un disastro, uccide, abbassi i finanzieri. Questa è solo la prima parte del ragionamento. Facciamo un secondo, una seconda parte. Bene, facciamone un'altra di finanza. Facciamo altre banche, che poi sono diventate nel tempo casse rurali, casse di risparmio, banche cooperative, fino alla banca etica. Cioè, al dire, il modo civile di criticare una finanza che non ci piace è farne una diversa. E questo comincia dalla regola di Francesco. Cioè, quindi questa distanza dalla moneta li fece capaci di servire la moneta per il bene comune. Io rimarrei ancora un attimo col professore, perché le tematiche che hai trattato sul... anche Luigi, non è che Luigino va bene lo stesso, va bene. Prima di tornare al professor Zamagni per riallargare. Zamagni, professore, a me Luigino. Volevo andare un pochino più a fondo. Questo comunque è un classico. Perché non dici a quegli amici in fondo che qua ci sono 26 possiamo allargare qui. Perché non venite qua? È un'efficienza paretiana. L'efficienza paretiana, perché nessuno peggiora e qualcuno migliora. Vieni qua, non aver paura, io non picchio mica. Vedete cosa vuol dire fare l'economista? Questa è una tipica giovanotta. Poi bisogna, qui ci sono un po', Marta, magari possiamo qualche seggiola in più, così stare in piedi è una violazione della libertà. No, questo è un tipico miglioramento paretiano. Miglioramento paretiano, questo. Ci sono, prendete quelle sedie, via. No, intanto che sistemano questo, no? Volevo andare un pochino più a fondo su alcuni temi che hai toccato, perché parlando ad esempio della libertà del consumatore, del ruolo del denaro, tocchiamo dei temi fondamentali sui quali le riflessioni che tu hai fatto credo possano essere un contributo molto importante per tutti. Perché se parliamo di un consumatore dovremmo chiederci: ma questo consumatore è veramente libero di scegliere, no? E lì entrano in gioco serie di tematiche circa le asimmetrie informative che caratterizzano diciamo il nostro mercato libero, così come da un altro punto di vista, quando parliamo ad esempio di denaro e lavoro o dell'altro tema che hai toccato, cioè del concetto di contratto, noi assistiamo in realtà ad un'evoluzione dove la libertà, e questo richiama quanto diceva prima il professor Zamagni, appare un fatto formale, per cui siamo liberi di accedere a qualsiasi contratto e questa libertà dovrebbe consentirci realmente di poter scegliere. Oppure andiamo a lavorare e il lavoro stesso diventa funzione di uno stipendio, di un incentivo che in qualche maniera tende a rendere esteriore e lontano il significato del lavoro stesso. Volevo richiamare qui una citazione che in uno dei tuoi libri viene fatta, che è quella da Se questo è un uomo di Primo Levi, dove Primo Levi racconta di questo muratore che è Lorenzo Perrone. È uscito il libro ora. Ah sì? È uscita la biografia su questo muratore. Addirittura, lo sapevo, è da prendere. Non so se la conoscete, la storia dice che questo muratore salvò Primo Levi, no? Fu lui che gli passava il pane, questo odiava i tedeschi, però quando gli chiedevano di fare un muro, lui lo faceva dritto.
perché c'era una dignità intrinseca nell'azione che quindi prescinde da un sinallagma o da una necessità di obbedienza. Se magari possiamo partiamo da questa cosa che è una delle cose più belle che in questi anni abbiamo raccontato in giro un po' tutti noi dell'economia civile, perché è uno dei fioretti dell'economia civile, come sono quelli di San Francesco, ci sono anche questi, cioè questo episodio del muratore italiano che salvò la vita a Primo Levi, lo racconta lui. Lui dice: odiava la lingua, odiava la guerra, odiava il cibo, ma quando lo mettevano a tirar su i muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità. Cioè, qual è l'idea che c'è dietro questa cosa qua? Che si è salvato da condizioni disumane chi è riuscito a far bene almeno una cosa. Cioè, il lavoro è questo. Cioè, tu, se lavori male in un lavoro che ti piace e che è vocazionale, sì, non è un'esperienza eccezionale, ma forse ti salvi, perché è il lavoro che corrisponde alla tua vocazione che ti salva. Ma se lavori male in un lavoro che non è vocazionale, se lavori male nel lavoro sbagliato, è finita. L'unico modo per uscire vivo dal lavoro sbagliato è farlo bene, che sembra un paradosso, ma è stupendo. Perché se tu lo fai bene, ti aggrappi a quella verità che è nella cosa. Perché le cose hanno una disciplina intrinseca, che non sono io che la creo, è lì. E questa è una stupenda idea della civiltà dell'etica delle virtù. Non sono io che decido la regola d'arte del lavoro, è l'oggetto che la crea. Va fatto così quel lavoro. E va fatto così anche quando nessuno mi vede, anche quando nessuno mi dirà mai grazie. Perché c'è nell'oggetto una disciplina. Quando hanno trovato questo famoso oro nel Duomo di Siena, nei lavori di restauro, in posti invisibili, scusate, senso c'è a mettere l'oro dove nessuno lo vede, è l'idea assoluta del valore intrinseco delle cose, che una cosa va fatta bene anche se nessuno mi vede. Invece l'incentivo, come tu sai perché vedo che ci conosciamo, l'incentivo porta fuori dalla cosa il perché una cosa, un lavoro va fatto bene. Va fatto bene se sono pagato adeguatamente, se qualcuno mi vede, se c'è una ricompensa, e se non c'è, oppure una sanzione che è un incentivo col meno davanti. Ma qual è il problema? Che l'incentivo, qui su queste cose potremmo parlarne non un'ora, ma tutta la vita, ma l'incentivo che sembra una forma di libertà, questo è proprio di libertà. No, perché, appunto, era su questo perché, che piaceva. Perché l'incentivo si presenta come libertà, come una delle forme della libertà dei moderni, perché io sottoscrivo un contratto, l'incentivo è un contratto incentivante, quindi lo firmo io, però incentivo, tu sai che proviene, a volte l'etimologia porta fuori strada, quasi sempre, ogni tanto da una mano, incentivus era il flauto che accordava gli strumenti dell'orchestra medievale, l'incentivus suonava e gli strumenti si accordavano, e la stessa radice di incantatore, incantesimo, incitare i soldati alla corsa con la trombetta, cioè ti faccio far cose che tu non faresti senza l'incantesimo. Sembra che sei libero, ma segui il flauto magico. Questo è l'incentivo. Quindi dietro il vero problema è che dietro gli incentivi c'è spesso un problema di manipolazione della libertà, camuffata dalla libertà dei moderni del contratto. Ma c'è un problema enorme di libertà, perché noi oggi lavoriamo troppo nei livelli apicali e troppo poco nei livelli medi e troppo nei livelli bassi. C'è una struttura clessidra. Cioè i dirigenti, i manager lavorano troppo perché sono incantati da queste cose che ti portano a fare delle scelte inefficienti nel lungo periodo di cui non te ne accorgi finché non è troppo tardi. Questo è il dramma dell'incentivo. L'incentivo ti incanta, ti seduce e quando ti svegli sei già oltre il punto di non ritorno e ormai lavori soltanto perché fuori dal lavoro c'è rimasto praticamente niente, quindi almeno il Capodanno e Natale lo passi in ufficio che c'è qualche collega come te con cui far festa. Ma l'incentivo è esattamente questo meccanismo di incantesimo del lavoratore avanzato, di alti livelli del mondo contemporaneo. Ah, e poi tra l'altro questo è uno dei temi che oggi emergono, no? Vedo qua anche tanti amici, manager, imprenditori, uno dei temi che più vediamo, no? L'allontanarsi dal lavoro, siamo nell'epoca delle grandi dimissioni, non bastano più neppure i stipendi, addirittura no, si dice di solito meno ti piace quello che fai più ti pago, no? E con questa logica si è arrivato a manager di grandi corporation che poi riescono a produrre il peggio a fronte di un incentivo, ma chiaramente
veramente a fronte poi di una perdita di senso della vita individuale, che diventa un vuoto che in qualche maniera è proprio il punto in cui sembra perdersi quell'autonomia che porta una dignità di sé a un essere persona all'interno della comunità. E su queste parole sarebbe piaciuto sentire dal professor Zamagni un tema fondamentale, credo, tornando e ampliando il panorama da quello economico a quello politico. All'interno del percorso regole, libertà e autonomia, la società, la comunità, si deve intendere costruita, così come è nell'accezione che si rifà a Hobbes, Leviatano, un'accessione di sovranità a uno Stato che impone dei limiti a delle pulsioni individuali che ci fanno uno contro l'altro, perché poi è un po' questo il paradigma all'interno del quale ancora si sviluppa l'economia neoliberista, e quindi una cessione di sovranità che ci rende servitori di un terzo perché da soli non siamo capaci di vivere in comunità. Oppure c'è, immagino che ci sia, una strada diversa. Lei forse lo esprime nel suo pensiero parlando del passaggio dai vincoli ai legami, ma sarebbe bello spiegare che è possibile invece vedere una strada alternativa, dove più che una cessione di sovranità si ha una reale condivisione di un percorso di comunità. Grazie. Allora, anzitutto un chiarimento: il vincolo non è la stessa cosa di legame, perché il legame è la corda che ci tiene uniti. E come Genovesi diceva, la parola fiducia viene dal latino fides, e fides in latino vuol dire corda, la corda che unisce le persone. Invece i vincoli sono le catene che ti impediscono di agire. Quindi mai considerare come sinonimi vincoli e legami. I legami sono una cosa buona, i vincoli sono una cosa cattiva che vanno appunto svincolati. Per venire alla domanda, in effetti due sono nella modernità e della prima modernità le concezioni del rapporto tra la società e lo Stato, senza entrare troppo nei dettagli. La prima è quella che è derivata direttamente da Hobbes, come ha citato Massimo, filosofo inglese, 1651, anno di pubblicazione della sua opera fondamentale, che non è l'unica però, intitolata Il Leviatano. L'idea poi di Hobbes verrà ripresa da Hegel, filosofo tedesco famoso, che la cercherà di addolcirla un po', ma sostanzialmente quella è la linea. Qual è la tesi? La tesi è che è lo Stato che crea la società civile. E Hegel arriverà a dire: è lo Stato che invera, parole sue, la società civile. L'altra linea di pensiero, che ha invece le proprie radici in questa terra di Toscana, Umbria e poi altrove, e che risale al umanesimo, ma soprattutto al Rinascimento, ribalta la società. Viene prima la società civile, che poi, in date certe condizioni, da vita allo Stato e agli altri enti pubblici e così via. Allora, la tradizione italiana si è sempre riconosciuta in questa linea, perché l'umanesimo e il Rinascimento l'abbiamo inventato noi. Nessun paese al mondo ha avuto qualcosa analogo all'umanesimo e al Rinascimento. Bisogna che lo sappiamo questo, non per menarne vanto, ma per fare giustizia alla verità. Quindi noi abbiamo sempre pensato che la società civile venisse prima. Questa è la ragione per cui quegli enti che oggi noi chiamiamo di terzo settore, frase sbagliatissima, la legge la fece il governo Renzi, io glielo dissi personalmente, gli dissi: Renzi, non fare questo errore, non chiamarlo terzo settore, perché è sbagliato. E in che senso è sbagliato? Perché questi enti nascono tra il 1100 e il 1200 in questa terra. E pensate alle confraternite,
le misericordie, eccetera, e nascono prima ancora dello Stato, perché lo Stato inizia nella seconda metà del 1600, dopo la pace di Vestfalia, prima non c'era lo Stato, e nascono ancora prima del mercato. L'economia di mercato si stava preparando, ma allora, ancora nel 1200, non c'era. Quindi queste realtà sono espressioni di una società civile, tanto è vero che se dovessimo catalogarlo con una espressione dovremmo dire organizzazioni a movente ideale, OMI, cioè organizzazioni che nascono da un ideale. Quando prima ho detto libertà per che cosa? Per affermare un ideale, quale che esso sia, eccetera. Quindi noi siamo cresciuti. Cos'è successo però? Che a partire dalla fine del Seicento e soprattutto nel Settecento l'illuminismo succede quello che sappiamo dalla storia, che noi siamo andati a rimorchio degli altri, perché noi italiani siamo fessi, e chi ha dei dubbi si vada a leggere Giacomo Leoperni, il suo saggio in prosa dalla fine del Settecento, quando dice il popolo italiano è un popolo straordinario che ha il tasso di creatività maggiore, ed è vero, noi abbiamo il più alto tasso di creatività al mondo, però ha una caratteristica, che non sa coltivare le proprie radici e quindi tende ad andare a rimorchio del potente di turno. Siccome il potente di turno prima era l'Inghilterra, poi l'Olanda prima, l'Inghilterra poi e poi gli Stati Uniti, noi siamo andati a rimorchio di questi, perché l'espressione terzo settore è stata coniata in America nel 1973. Prima neanche in America c'era. Perché lo chiamano terzo settore? Perché il primo settore è il mercato, il secondo settore è lo Stato e poi arrivano questi qui, il volontariato, le fondazioni, eccetera, eccetera. E noi italiani, che siamo fessi, abbiamo preso, anziché affermare le nostre radici e avremmo dato un messaggio all'Europa intera, no, ci siamo accodati. Ma questo fa parte, abbiamo una classe politica che è quella che è, capiscono niente, il quoziente intellettivo, come voi sapete, è molto basso, questo non è un mistero, lo sanno tutti, e il risultato è che noi continuiamo a sottovalutare il nostro, come dire, patrimonio, eccetera. Ora, tutto questo perché è importante riprenderlo oggi? Perché a seconda delle due concezioni si hanno conseguenze diverse sul piano dell'articolazione dell'ordine sociale. Se io parto dalla tesi Hobbes, Hegel, eccetera, per cui prima c'è lo Stato che dà vita poi ai corpi intermedi della società, come li chiama la nostra Costituzione, o se vogliamo alle espressioni varie della società civile, è evidente che non ci sarà mai una vera autonomia da parte di questi. Cioè dire prevarrà sempre un regime concessorio, cioè è l'ente pubblico che concede a questa associazione, a questa fondazione, a quei volontari di fare qualcosa. Però è l'ente pubblico, il comune, la regione, il governo, che ti deve dare l'autorizzazione. Se noi seguiamo l'altra linea, che è tipica della nostra matrice culturale, i rapporti sono invertiti, perché è la società civile che dà origine allo Stato e agli enti pubblici. Quindi è lo Stato e gli enti pubblici che devono essere al servizio della società civile e non viceversa. Concretamente questo doveva apparare sul principio di sussidiarietà. Voi direte, ma anche gli altri? Ah, per forza, perché quando si manipola la testa della gente, perché è bene tenere la gente nell'ignoranza, così la si manipola, cosa che è avvenuto fino all'altro ieri, perché si è fatto credere che la sussidiarietà fosse quella orizzontale. Ma si può essere più imbecilli di così? La sussidiarietà orizzontale non è sussidiarietà, perché voi sapete chi l'ha, non la parola, ma il concetto di sussidiarietà, quello vero, è quella circolare, né quella verticale né quella. E sapete a chi si deve la prima formulazione? A Bonaventura da Bagnoregio, qui vicino. Fine del 1200, un grande francescano, che gli stessi francescani hanno dimenticato, non come persona, ma hanno dimenticato il cuore del suo messaggio. Lui insegnava filosofia alla Sorbona di Parigi, pensate quanto intelligente era. E voi sapete che Dante, nel Paradiso, mette
Bonaventura allo stesso livello di Tommaso d'Aquino, uno di fronte all'altro, e dice questi sono i due soli, eccetera. Questo per dire che il principio di sussidiarietà circolare è una nostra creazione, perché la sussidiarietà orizzontale, ve la spiego in un minuto, io sono il sindaco, il governatore o il ministro, eccetera, decido io. Poi per dare esecutorietà a quello che ho deciso, chiamo voi, chiamo i volontari, faccio la gara d'appalto, faccio la convenzione, cioè, ah, bella sussidiarietà è quella. La sussidiarietà vuol dire invece dare la primazia ai corpi intermedi della società. I nostri padri costituenti l'avevano capita, però non l'hanno potuta esplicitare, perché hanno cambiato, infatti l'articolo 118 della Costituzione è stato cambiato solo nel 2001. Per la prima volta la parola sussidiarietà circolare entra in Costituzione. 2001, dopo decenni di battaglie, battaglie civili ovviamente, eccetera. Ecco quindi perché sposare l'una linea o l'altra fa una grande differenza. Perché nel primo caso è inevitabile lo statalismo o il neostatalismo. E il neostatalismo è la stessa cosa del neoliberismo. Che non mi si venga a dire che sono cose diverse. Ma si può essere più ignoranti di così? Perché neoliberismo e neostatalismo sono due facce della stessa medaglia. Quello che invece l'economia civile, per questo si chiama civile, porta avanti è esattamente il ritorno alle nostre radici. E cioè proprio ieri a Bologna, in comune di Bologna, mi avevano invitato a parlare della tematica ambientale, anche perché l'alluvione in Romagna è magna pars del dibattito, eccetera. E allora, ad un certo punto, pubblico fitto così, dico io, secondo voi perché a Rimini non c'è stata l'alluvione? A Cesena, Riccione, 10 chilometri, e tu, Ravenna, tu, Faenza, tutto alluvionato? Ditemi perché. E tutti, mamma mia, e dico, ma la pioggia non è uguale per tutti? E perché lì non c'è stata l'alluvione? Non lo sapevano, perché la gente, siccome non legge, non studia, e allora coltiva l'ignoranza. E quando si è ignoranti si diventa vittime, anche se si è in buona fede. E gli ho detto la ragione. 12 anni fa a Rimini è stato costituito un forum deliberativo. Forum deliberativo, che non era tale, perché non c'era la legge regionale che lo consentiva. Però un gruppo di persone, un'associazione, ha dato vita a questo forum deliberativo, 600 persone a titolo gratuito hanno lavorato quasi un anno per scrivere il cosiddetto piano strategico. Strategico vuol dire medio-lungo termine, non breve termine, di sviluppo della città. È uscito un libro pubblicato da Franco Angeli, che però nessuno legge, perché è guai leggere le cose innovative, si leggono le stupidaggini. Il libro è disponibile, uno potrebbe leggerlo. Uno dei capitoli del libro dice: noi vogliamo dare priorità assoluta alla messa in sicurezza, perché a Rimini scorrono tre fiumi, ai nostri fiumi, perché non si sa mai, eccetera. Il piano strategico venne presentato in consiglio comunale, sapete da chi? Dal vescovo di Rimini, che andò in consiglio comunale a illustrare perché. Queste persone non rappresentavano i partiti, ma rappresentavano la società civile, gente che vive lì, che conosce la realtà dei problemi, tra cui il welfare, tutti gli altri, eccetera, l'imprenditorialità e così via. Il risultato è che è stato votato all'unanimità, opposizione e maggioranza, eccetera. E si è implementato. Questo, professore... E questo evidentemente ha creato... sono in sicurezza, eccetera. Gli altri comuni vicini a cui era stata fatta la proposta non l'hanno voluto fare. Cioè, questo è un esempio concreto. Quando ieri io spiegavo, dicevo, vedete, questo è dove porta la concessione. Perché quelli lì non hanno chiesto il permesso all'autorità costituita di fare quella roba. Ovviamente hanno lavorato a spese loro, l'hanno presentato in consiglio comunale, perché ci vuole l'approvazione. Però è chiaro che il Consiglio Comunale non poteva negare, perché avrebbe detto, ma come, ci mettiamo contro i nostri stessi cittadini? E così è accaduto, che Rimini infatti è ripartita. Questo, non ha avuto professore, danni. Tra l'altro... Questo è un esempio tipico di sussidiarietà circolare. È quello e chiudo, lo dicevo prima a qualcuno,
La Toscana al momento è l'unica regione d'Italia che ha approvato 6 anni fa una legge regionale esattamente sulla democrazia deliberativa, quello che ho detto, ma non è stata applicata. Allora perché non l'applicate voi qua in questo comune? Esattamente qui. Perché non la fate? Avete anche la legge. In Romagna, invece, che sono sempre stati un po' anarchici, i romagnoli lo sanno, hanno detto noi ce ne freghiamo. E ieri uno mi ha chiesto, in comune a Bologna, e dice ma, come dire, hanno rischiato? Dico, non hanno rischiato niente, perché a me mi hanno insegnato, quando ero piccolo, un sacerdote straordinario, straordinario, ma prima di lui Aristotele, che per fare il bene non bisogna chiedere il permesso a nessuno. Il permesso all'autorità si chiede per fare il male, non per fare il bene. E quindi voi provate a trovare un caso in cui qualcuno fa del bene e che sia stato penalizzato o multato. Se me lo trovate, vincete la scommessa, ma io sono sicuro di vincerla io. Ecco allora il punto. Se noi non cambiamo testa e non torniamo alle nostre origini, è chiaro che continueremo a lamentarci di quello che non va, pur potendo invece cambiare e cambiare in profondità. E questa è un po' la lezione che ci aveva portato, no? Grazie professore. Dalla prima volta che venne da noi era la fondazione, no? Quando abbiamo creato l'associazione, il professore venne e ci spiegò questo concetto fondamentale, sussidiarietà circolare, e nacque la nostra associazione. Adesso è tutto legale, perché voi dovete scaricarlo dal vostro computer. Sentenza 131 della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, 3 anni fa. È lunga 9 pagine, gratis, la scaricate, leggetela. Per la prima volta la Corte Costituzionale costituzionalizza la sussidiarietà circolare, introducendo il concetto di coprogrammazione e coprogettazione. Perché la sussidiarietà orizzontale si limita alla coprogettazione. Quella circolare arriva alla coprogrammazione. Coprogrammazione vuol dire stabilire le priorità. Quali sono le priorità più importanti? Aspetti professore, se no li perdiamo, facciamo un passaggio di qua, se no, perché io lo conosco, se andiamo su questo dopo vorrebbe la riforma complessiva dell'intera amministrazione che sarebbe, però io in realtà volevo dalla sussidiarietà circolare passare all'altro concetto di cui oggi si sente parlare Luigino, no? Che è l'economia circolare invece. E su questo c'è un tema che da economista mi piacerebbe tu ci aiutassi a capire. Quando andiamo a riflettere da una parte sussidiarietà circolare è società civile, imprese, enti pubblici, il ruolo delle imprese, la visione dell'economia, come vedi tu in una logica di evoluzione e di sviluppo quello che sta accadendo oggi? Penso parlo per tanti di noi, no? Quando parliamo di economia circolare non comprendiamo neanche bene di cosa si tratta, però di nuovo una marea di regole, di misurazioni, certificazioni di impatto, noi come Avoca ad esempio siamo società benefit, B Corp, un insieme diciamo di adempimenti che poi vengono in qualche maniera fatti, ma che in realtà non sembrano cambiare le cose e anzi addirittura espongono questo bene, no? In qualche modo che diventa leva di marketing, crea le condizioni per un greenwashing che in realtà non ci consente di andare alla radice del cambiamento. Mi piacerebbe capire con te come leggi questo movimento e quali idee ci puoi dare per superare questo che è un limite enorme all'apertura di una nuova fase di sviluppo. Ma allora, qualche anno fa, ormai abbastanza, ero in Brasile per un incontro su economia di comunione, eccetera, con ONG brasiliani, con gente che lavorava con i meninos di rua nell'Amazzonia, insomma una bella realtà del sociale positivo brasiliano nel nord-est, a Recife, e io facevo già 20 anni fa ragionamento che si faceva nel tempo della finta responsabilità sociale di impresa, di gente che usava questo marchio, questo slogan, questo nome per poter semplicemente avere un effetto di marketing sui consumatori sensibili a queste cose, e dicevo c'è la vera responsabilità cioè dell'impresa, c'è quella finta. A questo punto si alza una signora e mi fa: posso fare una domanda? Sì.
ce ne fossero in Brasile di imprese che non inquinano, che non distruggono l'ambiente, che non uccidono i poveri per la reputazione, ci andrebbe benissimo a noi. Cioè non screditiamo troppo le aziende che fanno le cose perché lo devono fare per motivi reputazionali, perché le imprese sono anche questo. Cioè io avrei timore di un'impresa che dimentica la reputazione, che fa le cose soltanto per il bene comune e non anche per dare lavoro ai propri dipendenti, per pagare gli stipendi e per poter avere dei profitti giusti, perché sarebbe un'impresa irresponsabile. Cioè un manager che cominciasse a dire no, ma a me non mi interessa gli effetti che ha questa scelta sulla mia azienda, io penso al bene comune, per carità. Cioè il bene comune parte dal bene della tua impresa, che non basta, ma è importante. Perché fa parte della vocazione dell'imprenditore fare le cose per il bene comune e per il bene dell'impresa, non tutte e due. Perché se si dimentica il bene dell'impresa, fa semplicemente il filantropo con i soldi degli altri e non va bene. Quindi non dobbiamo avere un'idea troppo ingenua che c'è la green vera. Intanto non inquinano, intanto rispettano le regole, intanto non distruggono l'ambiente, intanto fanno prodotti buoni. Se lo fanno per motivazioni intrinseche, non lo so, anche perché, Massimo, tu sei anche un imprenditore, sei un direttore certo, importante. Certo, no, ci mancherebbe. No, cosa voglio dire su questo? Cioè, un imprenditore che cosa deve fare se si trova di fronte ad una sfida epocale come questa? Deve cercare di capire come muoversi, perché non è che può fare delle scelte sapendo tutti gli effetti che quella scelta produrrà nel mondo domani, fra 50 anni, perché è impossibile poterlo immaginare. Può immaginare qualcosa e deve seguire un contesto, un framework che è anche di tipo legislativo, perché la legge non è che in genere è proprio un insieme di cattivi che hanno fatto delle cose per complicarci la vita. A volte sì, ma non sempre così. Quindi, prima risposta, io non contrapporrei troppo la green buona alla green cattiva, perché l'imprenditore è anche un pragmatico, è uno che deve lavorare, è uno che ha bisogno di sapere che cosa deve fare domani mattina, non nella prossima generazione. E non chiediamo troppo agli imprenditori. Io questa cosa qui, mi ricordo una volta un nostro collega, Bruno Frey, in un convegno disse: ma perché noi non chiediamo alla Croce Rossa e alle Misericordie di produrre ricchezza, ma chiediamo agli imprenditori di far tutto? Devono fare. Che è successo? Un momento di silenzio. È finito un rumore di fondo. C'era una cosa strana. Infatti, vedi che bello. A volte improvvisamente c'è silenzio. Cioè, quindi non chiediamo nemmeno troppo all'impresa. Chiediamo tanto, ma non troppo, perché non è che l'imprenditore oggi deve essere il nuovo missionario, il filantropo, il benefattore, allora, e deve creare tutto. Sarebbe più che sbagliato, ma ti puntualizzo così mi aiuti a... Sì. Cioè, più che il tema dell'imprenditore, io parlo dell'impresa come istituzione. Sì. Se questa debba essere vista, come la vediamo oggi, come un'estrazione di profitto nell'ottica della shareholder supremacy, che è la base del neoliberismo, sì. Il nostro codice civile ti dice che la società per azioni è fatta per dividere gli utili. Non so se questa dimensione rimane, è chiaro che il tema del bene comune, il tema dei limiti resta esterno, e questa è la mia riflessione, sì, rispetto a una funzione economico-sociale sì. Che in qualche maniera non riesce più a emergere. Sì. Non so se questo però, lo Massimo, senti io o no. Voglio dire questo, cioè allora tu sei appunto un uomo di imprese, eccetera. Se noi guardiamo le imprese vere e non quelle raccontate, io tutte queste imprese che massimizzano i profitti per gli shareholders, cioè, io ne conosco poche, perché le imprese reali sono dei luoghi meticci dove l'imprenditore fa tante cose insieme. Cioè questa immagine astratta del massimizzatore, sì, se abbiamo i fondi pensioni, i private equity, questi luoghi anonimi che sono algoritmi che muovono, che spostano masse nel mondo, ma prendiamo l'imprenditore di qua, della Toscana, dell'Umbria, la medio grande, anche la piccola impresa. Io tutti questi, cioè, perché ti dico questo? Non per fare il ruffiano, io sono antiruffiano, ma perché l'imprenditore è una categoria sociale come altra che ha vizi, virtù, però non lo dipingiamo troppo. Ad esempio, questa idea che ci sia la normalità e massimizzare i profitti e poi c'è l'eccezione che è occuparsi del bene comune, io non ci credo. Un po' perché gli imprenditori li conosco. E l'imprenditore in genere, quando fa una scelta, se appunto, come mi disse l'altra volta il mio amico milanese, c'è una grande differenza fra l'impresa che ha dietro una famiglia in qualche modo, dei proprietari, e un algoritmo che viene qui a Milano per massimizzare utili. Quando un'impresa c'ha qualcuno dietro, l'imprenditore è un essere umano che guarda molte cose e guarda anche
a quello che accadrà domani, alla reputazione, a uscire di casa senza vergognarsi, ad essere stimato, ad avere riconoscenza. Queste cose non sono degli optional, sono fondamentali nella vita. Non sono cosette. Dice, beh, ci sono i soldi, i profitti, poi c'è la stima. Ma la gente per la stima fa tutto. Cioè la stima è un incentivo enorme nella vita. Essere guardati dagli altri con, mannaggia, che bello. Ma questo qui non occorre ora essere dei romantici per capirlo. Quindi, per concludere questo punto, cioè non facciamo un fantoccio che è l'imprenditore standard e poi diciamo che quello lì non va bene e ne facciamo uno vero. Perché l'imprenditore normale è più interessante di come lo raccontiamo. Se uno, faccio un esempio appunto per concludere, francescano. Perché i francescani divennero i teorici del mercato? Cioè, è una cosa assurda, no? Cioè, i teorici, i francescani che nascono dal divieto assoluto di moneta, che diventano teorici dell'economia, approvano l'interesse sul denaro, 1250, cioè dicono non è tutta usura, se noi prestiamo interesse, perché il mercante sapeva una cosa, al di là dei teologi, che il denaro se non lo paghi non te lo dà nessuno. Quindi puoi fare discorsi, tasso di interesse, però erano molto pratici. Allora, perché i francescani diventano teorici del mercato? Perché vanno nelle città, diventano confessori dei mercanti, i mercanti diventano terzo ordine francescano e li conoscono. E conoscendoli si accorgono che l'imprenditore, il mercante, è molto diverso dal disegno che veniva fatto dai teologi, che non erano mai entrati in un'impresa. Cioè, gente che oggi fa dottrina sociale della Chiesa, non ha mai visto un cacciavite, non è mai entrato in un capannone, però teorizzano sul bene comune, sul giusto prezzo. Cioè, la pratica, l'amicizia tra i francescani e i mercanti è il più bel paradosso del Medioevo. Divennero amici gli opposti, gli alieni al denaro e i praticanti del denaro, perché capirono che c'erano mercanti buoni e mercanti cattivi, ma il mercante era essenziale per il bene comune. I più grandi estimatori dei mercanti furono i frati francescani, che è una cosa molto più dei domenicani, molto più degli agostiniani, molto più dei benedettini, che erano invece in realtà erano meno radicali di loro col denaro. Quindi anche oggi o noi professori o gli intellettuali tornano nelle fabbriche, più o meno fabbriche di oggi, anche nel mondo del digitale, ritorniamo a frequentare gli imprenditori veri, non quelli raccontati nei libri, oppure noi parleremo di un'economia che non è quella vera, ne parliamo di un'altra, o quella del bene comune, che non esiste da sola, o quella del male comune, e non quella vera che è fatta un po' di bene comune, un po' di male comune, tutti i giorni, in scelte molto più interessanti, secondo me, di quelle raccontate da noi teorici e astratti. Grazie, grazie Luigino. Beh, messaggio, ci avviamo verso ancora una battuta se possiamo, poi purtroppo dovremmo chiudere perché poi il professore deve anche rientrare. Sì, quello che volevo dire io è mi fa piacere questa tua era un dibattito tra amici, certamente, perché... no? Dove però il punto è proprio quello, no? Noi dobbiamo vedere in questa impresa prima il profitto come creazione di valore o l'opposto. In realtà li dobbiamo leggere tutte e due. Li dobbiamo leggere insieme. Però su questo tema, magari solo per chiudere, un'ultima battuta anche del professor Zamagni. Quando ci siamo confrontati su questo, in realtà era emerso dal suo punto di vista un rischio, no? Dicevi, in qualche maniera la politica dei piccoli passi, che potrebbe essere letta in quello che ci hai detto anche adesso, no? Non funziona più? Fattato? In questa politica, diciamo, di adeguamenti progressivi si rischia che in realtà, facendo poche cose, si nasconda la possibilità del cambiamento più profondo, nel senso di dire che si presuppone che non si possa cambiare, nella mia logica il pensiero è quello di, no, leggere questo paradosso, provare ad invertirlo, non è che l'una delle due cose non ci debba essere, no? No, però riuscire a fare questo passaggio rischia di essere limitato la velocità del cambiamento, ad esempio, no? Che noi vediamo, e perché è così lenta? Perché è così lenta? Perché non sta cambiando? Oppure diciamo sì, sta cambiando, ma in realtà poi ci accontentiamo, ripeto, di ridurre le emissioni di CO2 senza avere una visione reale della creazione di valore nel tempo. Il mio è un ragionamento prettamente pragmatico, non vuole essere minimamente filosofico o teorico, è proprio concreto. Cioè, cosa ne pensi di questo? Poi sentiamo anche il professore, no, così no, chiudiamo su questo perché è un punto che ci tengo. Professore, sì. Io ne penso bene, cioè io credo,
che anche se a volte si pensa che il professore sia astratto, il imprenditore è pragmatico, c'è anche un professore pragmatico. Cioè, ad esempio, io sono convinto che noi possiamo parlare, possiamo fare molti convegni, molti libri più o meno letti sul bene comune, sulla moral suasion intrinseca degli imprenditori, dei manager, per l'ambiente, per la CO2, fare enormi lavori teorici, ma se non c'è una legge che impone delle cose, noi certi obiettivi non li raggiungeremo mai. Cioè, noi siamo entrambi amici di Leonardo Becchetti e del voto col portafoglio, che è un pezzo, ma noi non possiamo pensare di cambiare il mondo oggi con questa urgenza col voto col portafoglio. Se oggi noi non abbiamo delle leggi molto chiare, molto forti, che impediscono certe forme di inquinamento, se non si mettono d'accordo i politici e noi non protestiamo perché lo facciano, non c'è niente da fare col voto col portafoglio. C'è un problema tipico della politica che deve essere. L'imprenditore deve anche saperlo questo, cioè non possiamo chiedere troppo all'imprenditore, perché ripeto, perché se il manager, allora, le grandi imprese, se il manager si mette a fare cose strane, semplicemente lo cambiano, non è che dicono sì, tu porta avanti i tuoi valori. Allora, questo è un punto. Poi, perché io ho reagito alla tua domanda in quel modo? Perché noi, con il professor Zamagni dell'economia civile, che cosa abbiamo? Perché è nata l'economia civile? Per tante ragioni, un motivo fondamentale è questo: per superare l'idea del 2% di anime belle e il 98% di dannati. Che era l'idea che c'era il 2% di economisti non profit, di economisti sociali, scusate, imprenditori non profit, imprenditori sociali, imprenditori di comunione, quelli sono quelli buoni. E il 98% è gente che invece fa un disastro. Non è così. Cioè il 98% è gente normale, gente per bene in genere, che cerca di fare il suo meglio in un mondo molto complicato. Io ho un fratello imprenditore e io ci parlo, mi dice: io spero domani di pagare gli stipendi, non lo so, perché non... cioè l'imprenditore, il 98% degli imprenditori sono persone che lottano tutti i giorni per campare. Quindi questa immagine astratta che i buoni sono un'elite di anime belle, che sono quelli cattolici magari o sociali, poi di là c'è la, come dire, una sorta di cattivi che massimizzano i profitti e inquinano, io non ci ho mai creduto, perché ho conosciuto gli imprenditori. Quindi noi oggi, per concludere, gli imprenditori hanno bisogno di stima, di benedizione, di parlar bene, perché finché noi li consideriamo dei delinquenti, dei fannulloni, i lavoratori, degli evasori fiscali, lo sono anche, perché fa parte anche ma non sono solo questo, cioè di dire guarda tu, cioè di stima civile, di stima, perché parlandone bene diventano migliori, parlandone male diventano peggiori. Oggi l'economia non funziona perché noi l'abbiamo per troppo tempo maledetta. Nella Costituzione, che a noi piace tanto, non c'è la parola impresa. Questa Costituzione è stupenda, non ha la parola né impresa né imprenditore. Perché? Per carità, sì, certo. Impresa nella Costituzione è una parolaccia, cioè attività economica, che significa? C'è la cooperazione ma non c'è l'impresa. Cioè, per dire, noi dobbiamo, a forza di parlarne male, è diventata cattiva, perché l'abbiamo, siamo usciti fuori, è rimasta confinata in zone periferiche, nessuno li guardava più e si è incattivita. Oggi dobbiamo riportarla dentro l'economia della città, come? Con la parola, dicendo cose buone sugli imprenditori, sui lavoratori, sulla gente che fatica tutti i giorni. Una nota, ieri ero in un convegno dove si diceva, una giovane donna imprenditrice dice: noi siamo subentrati a nostro padre. E un'altra signora accanto diceva: sì, questi imprenditori patriarcali, ora va molto di moda questa parola, no? I patriarcali, questa visione tutti maschi che hanno fatto, ma ora basta, questi patriarchi, bisogna... Io gli ho detto: guardate, saranno pure patriarcali, un po' maschilisti e anche un po' grezzi, ma noi prima noi oggi dobbiamo ringraziarli, queste persone, questi uomini maschi spesso, che si sono messi da mezzadri, da contadini a fare impresa, che hanno fatto l'Italia stupenda semplicemente lavorando. Poi possiamo dire erano patriarcali, erano un po' maschilisti, un po', però prima dobbiamo dire grazie per aver fatto diventare l'Italia da un paese povero a uno dei paesi più ricchi del mondo. E questa roba qui vanno ringraziati gli imprenditori prima dei politici, perché da 71 all'80 l'Italia ha trasformato da 300.000 imprenditori a 1.000.000. Come? Portando a fare imprenditori mezzadri e artigiani. E questi hanno fatto cose stupende in questi anni. E dobbiamo prima dirlo e poi criticarlo. Grazie. Professore, lei sul tema che dicevamo prima, no? In questa logica di trasformazione. Questo dell'imprenditore. Il punto nasce dal fatto che quella che viviamo oggi, in Italia soprattutto, ma anche fuori, è una crisi della imprenditorialità. La colpa è dei professori di economia, sono dei bastardi, eh?
la categoria a cui noi apparteniamo, bisogna imparare a mai a fare i complici a difendere, perché sono dei bastardi. E adesso spiego perché. Perché si confonde la figura dell'imprenditore con la figura del manager. È tutto lì che l'errore. Perché l'imprenditore è uno che decide, il manager è uno che sceglie. Un problema di scelta è qualitativamente diverso dal problema di decisione. Allora, in Italia, fino agli anni 60, 70, era prevalente la figura dell'imprenditore. Gente semi-analfabeta, che però aveva una visione e hanno fatto il miracolo economico italiano del dopoguerra. Poi negli anni 70, perché noi dobbiamo importare sempre dall'estero, abbiamo detto prima, ci siamo ubriacati con la figura della managerializzazione del lavoro d'impresa. E quindi via scuole, business schools, i master, in Italia non c'è una universitario, lo sapevate o no? Mentre ci sono i master di business administration, che vuol dire i corsi di managerialità. Allora, una impresa ha bisogno di una e dell'altra. Diritto. Allora, il punto è esattamente questo. In Italia da 25 anni non è nato nessun nuovo imprenditore, lo sapevate? Mentre abbiamo degli ottimi managers che ce li invidiano all'estero, ce li portano perché sono bravi. Il punto è che abbiamo, pensiamo anche a quello che avviene nel mondo cooperativo. Perché il mondo cooperativo rischia l'estinzione? Perché a partire dagli anni 70 fecero la scelta della managerializzazione. Dobbiamo mettere dentro le cooperative i managers e abbiamo visto i risultati. I managers sono tutti formati nelle business school, cominciare da quella più famosa della Bocconi, dove pure io ho insegnato, e via discorrendo. Quindi non sapevano neanche cosa fosse la cooperativa e quello che sta succedendo adesso in Trentino. Ma è una vergogna! È una vera, se vanno avanti così, scompariranno le cooperative, perché le cooperative sono organizzazioni duali e la stessa cosa vale più in generale con le imprese. Allora, il punto è che, per darvi il senso pratico, gli americani l'hanno capito. Loro che hanno introdotto la figura del manager, l'hanno inventata loro, già a partire dagli anni 20 del secolo scorso, hanno introdotto recentemente, da un po' di anni, le Contamination Laboratory, cioè i laboratori di contaminazione, che sono, adesso non ho il tempo di entrare nello specifico, ma l'idea è di creare per gli studenti prossimi alla laurea degli ultimi due anni dei luoghi dove vengono, come dire, si fa scuola di imprenditorialità, non di managerialità, perché il manager è uno che conosce le tecniche e deve conoscerle. Quelle tecniche dell'amministrazione, del marketing, della finanza, ma ci mancherebbe altro. Però il manager non ha dentro di sé la responsabilità del futuro dell'impresa, perché il manager ogni in media 7-8 anni cambia, lascia questa azienda e va dall'altra parte. In Italia le due figure, fino a tempi non molto lontani, erano concentrate nella stessa persona fisica. Pensate al caso di Olivetti. Ma ce ne sono altri. Olivetti era un imprenditore, ma era anche un manager. Poi la divaricazione era necessaria per ragioni di dimensione, eccetera. Il fatto è che noi ci siamo dimenticati, perché l'imprenditore gli interessa, è come il capitano della nave, che muore con la sua nave, per dire, perché ha un senso di attaccamento. E questa menata della massimizzazione dei profitti è la cosa più stupida, dovuta al fatto che gli economisti non hanno cultura, non sanno niente, credetemi, conoscono le tecniche e le insegnano. E tutti dicono, bisogna massimizzare i profitti, senza sapere neppure cosa sono. Perché se uno volesse essere raffinato, quando Friedman dice l'unica responsabilità sociale dell'impresa è la massimizzazione del profitto ad ogni costo, che è la cosa più stupida che poteva, eppure gli è andato il premio Nobel, perché lui usa un modello di equilibrio economico generale e nel modello di equilibrio economico generale, questa è una cosa un po' tecnica, i profitti sono zero e quindi lui è caduto, lui lo sapeva però perché le sapeva queste cose, però è stato un furbastro, un disonesto.
Questo bisogna, io l'ho scritto anche in America, quando l'altro anno ci sono stati i 50 anni di quella famosa dichiarazione, eccetera. È disonestà intellettuale, perché lui sapeva che non poteva, perché per massimizzare i profitti ad ogni costo vuol dire che tu devi tirare il collo agli operai, ai lavoratori, non devi pagare le tasse, vai nei paradisi fiscali. Come si fa a non sapere queste cose? Il vero imprenditore, invece, come diceva Luigino, ha una pluralità di obiettivi. Il profitto ci vuole, è chiaro che ci vuole, ma tutto sta nell'avverbio solo. Il profitto ci vuole, ma soprattutto, e qui ecco il punto dell'imprenditore civile, perché civile è l'aggettivo di civitas, e civitas, in latino, come ci ha spiegato Cicerone, è la città delle anime, mentre la urbs è la città delle pietre. Quindi l'imprenditore civile è un imprenditore che si preoccupa della sua città come civitas, non come urbe. Cioè una, capite da soli cosa vuol dire la città delle anime, in cui c'è l'attaccamento alle tradizioni, alle norme sociali di comportamento del suo territorio. Il manager queste cose non le fa, o se le fa perché qualcuno glielo chiede, ma non le sente come suo, perché non è sua il suo compito. Ecco allora perché al manager ci vuole il criterio di razionalità, l'imprenditore ha bisogno di saggezza, phronesis, dicevano i greci, la saggezza, che non è la stessa cosa della razionalità, è altra cosa. Se noi in Italia non recuperiamo queste nostre radici, perché le cose che sto dicendo non sono nuove, già nel 1000, leggetevi il libro di Coluccio Salutati, che stava qua in Toscana, del 1486, il suo libro, lui diceva già allora queste cose, dice: io sono un imprenditore di grande successo, però io devo fare la chiesa più bella, devo curare l'ospedale che nel frattempo erano nati, perché se la gente sta male devo preoccuparmi della scuola e così via. Quello è l'imprenditore civile. Ed è chiaro che se noi non recuperiamo questo bilanciamento, le cose non potranno evolvere. E anche l'abbassamento del tasso di produttività che il nostro Paese sta registrando va esattamente in questa direzione. E infine, l'ultima battuta veramente, pensate alla tragedia, che è veramente tale, della Great Resignation, cioè della grande abbandono. Ma voi lo sapete che l'anno scorso in Italia 1.600.000 persone con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e decentemente pagato hanno abbandonato il lavoro. Provate a chiedervi perché. In America 42 milioni, è molto più grande. Cioè. Allora, da quando in qua? Capite che questo è il sintomo che il sistema capitalistico tradizionale non può funzionare. Perché da quando in qua uno che ha un contratto di lavoro lo abbandona? E io ho parlato con alcuni di questi, in generale sono tutte persone di mezza tacca, cioè professionisti, ingegneri, questo, fisici, eccetera, sono quelli che abbandonano. Se gli chiedete perché, la risposta è perché uno mi ha detto recentemente non riuscivo più a respirare, perché in azienda mi pagavano, però non riuscivo a esprimere tutto il mio potenziale, le cose in cui credo. E allora l'azienda era diventata come una gabbia, come una camicia di forza, e a un certo punto non ce l'ho più fatta. Ora, se lo fa uno, due, tre, quattro, uno può dire, sono un po' matti, ma se lo fa 1.600.000, ecco perché prima il sindaco mi diceva, non riusciamo a trovare la manodopera, lui mi diceva. Ma è per forza, che non la troveranno sempre di meno. Perché? Perché qui bisogna dire, se le nostre imprese non capiscono che il taylorismo è finito, in America hanno abbandonato il taylorismo, in Italia noi siamo ancora legati, eccetto qualche eccezione. Sapete cosa ha scritto Taylor, l'ingegner Taylor, 1911, nel suo libro fondamentale, un libro che è stato tradotto, venne tradotto in russo da Lenin, lo conoscete, il vostro amico, e ha detto: questo è il libro, l'organizzazione del lavoro della società comunista. Dopo ci meravigliamo che l'Unione Sovietica sia andata come sia andata, perché a pagina 52 Taylor scrive: come vanno trattati i lavoratori alla catena di montaggio? Scrive lui: come se fossero dei bovini, cioè persone che non sono più tali, perché il bue nel mondo animale è l'animale più docile, gli date un calcio e lui non reagisce.
cioè l'operaio, il dipendente non deve pensare, deve solo eseguire e obbedire agli ordini. E allora voi capite perché 1,5 milioni abbandona? Ma per forza! Ma gente che ha una laurea, che ha già una professione, è già arrivata ai 40 anni, va in azienda e c'è uno, un fessacchiotto, che gli dice tu devi far così. Ma dico, ma come si fa a non capire queste cose? Ecco perché infatti gli americani hanno introdotto il modello olocratico. Brian Robertson, che è Harvard Business School, il suo libro è stato tradotto anche in italiano, hanno buttato all'aria il modello taylorista e hanno accolto il modello olocratico. E lui l'ha voluto chiamare holocracy, che è una parola greca, e l'ha pubblicato così in America, per dire che bisogna che l'organizzazione di impresa sia tale per cui tutti devono pensare, tutti, anche l'ultimo arrivato, quello che è appena fresco di studi, perché anche da lui può venire un'idea geniale, come in effetti viene. Oggi, nella stagione della intelligenza artificiale, queste diavolerie qua, voi capite che questo è massimamente, perché sulle intelligenze artificiali i giovani sono molto più svelti e più avanti di noi vecchi. No, io parlo per me perché io sono molto vecchio, eccetera, ma io lo capisco e infatti mi faccio aiutare da loro, non mi metto a fare il fessacchiotto di competere con loro, non potrò mai farlo. Perché? Perché, come voi sapete, la plasticità cerebrale, ci hanno insegnato i neuroscienziati, comincia a declinare dopo una certa età, capite? I giovani hanno una plasticità cerebrale superiore a quelle. Allora, se io organizzo il processo produttivo in maniera tale da dire dovete obbedire e basta, e non rendere partecipi del progetto di trasformazione che quell'impresa va a determinare sul territorio, cioè in conclusione la gente oggi non lavora solo per soldi. Ecco perché ha detto bene Luigino a proposito degli incentivi. Luigino lo sa perché lo insegna. Incinere in latino, incentivo viene da incinere. Incinere, sapete cosa vuol dire? Vuol dire incantare, i suonatori di piffero per incantare il serpente. Quindi le imprese che danno gli incentivi, vanno tutte all'inferno, ve lo dico io. Grazie, so professore, un bello applauso. Allora, io adesso vado via perché deve andare. Allora, io perdo il treno, vi saluto e invece Luigino può stare ancora. No, abbiamo chiuso, quindi giusto due parole e chiudiamo, ringraziando il professore, credo regole, autonomia e libertà, giusto due cose, quello che è emerso su questo messaggio, regole del bene comune, autonomia delle imprese. E lo vediamo anche oggi in Valtiverina con la nostra fondazione, stiamo lavorando proprio sul territorio per riprendere questi valori di un'imprenditoria che possa portare a sviluppare valore attraverso la comprensione del senso di quello che facciamo. Chiudo solo con questo, lo disse il Santo Padre ad Assisi, gli uomini prima che cercatori di beni sono cercatori di senso. Se sapremo rimetterlo al centro, probabilmente troveremo l'equilibrio fra queste tre parole. Grazie a tutti e grazie ai nostri ospiti.